Grato e onorato per l'accoglienza, questo è il commento a caldo del generale Francesco Paolo Figliuolo, arrivato a Palermo per dare avvio alla campagna per la somministrazione della terza dose di vaccini destinata alle categorie fragili, circa 100.000 in Sicilia. Prima di arrivare all'hub della Fiera del Mediterraneo, il commissario nazionale per l'emergenza Covid ha visitato anche l'ISMET, centro di riferimento del capoluogo per i trapianti. All'ISMET ho potuto vedere il lavoro di grande qualità nei confronti di chi soffre. Il generale ha anche mostrato soddisfazione per il lavoro di squadra con il quale si cerca di convincere le persone a fare tamponi e vaccini e ha colto l'occasione per lanciare un appello a chi ancora restio e diffidente. Chiedete ai medici, agli infermieri o a qualcuno che ha subito il Covid e ne ha ancora gli effetti sulla pelle. E sui numeri di inoculazioni la Sicilia mantiene una media giornaliera alta, ma si può fare di più, ha aggiunto il generale. Abbiamo fatto i piani per le isole minori e i comuni montani isolati. Dobbiamo spingere su quest'ultimo miglio. A breve usciremo con le vaccinazioni di terza dose per ospiti delle RSA, over 80 e personale sanitario, quando il CTS ci darà il via libera. Ne ho già parlato con il ministro Speranza e tutti i presidenti delle regioni dove sono stato sono d'accordo, compreso Musumeci. Infine, Figliuolo ha concluso: mi complimento con la Sicilia per il lavoro ben fatto. Se i siciliani continueranno ad affluire presso i centri e continueranno a avere fiducia, vedrete che la Sicilia nel giro di poco si porterà alla pari di tutte le altre regioni. Questo è il lavoro di un anno che oggi raccogliamo qualche frutto. Abbiamo avuto i dati aggiornati ad adesso, Palermo città è quasi al 79,6% di vaccinazioni e questo grazie alla prossimità spinta che abbiamo fatto dappertutto, anche la provincia è messa abbastanza bene, siamo tra il 76 e il 77%. Dobbiamo aggiornare ancora i dati, è una bella giornata di soddisfazioni perché è una giornata in cui si tirano le somme. Oggi è il giorno in cui abbiamo presentato il nostro aggiornamento online. Nella nostra sede c'è il quadro completo di tutto quello che avviene nell'emergenza Covid. In tempo reale ogni positivo viene evidenziato, contato e geolocalizzato. E questo a disposizione di tutti nel canale, nei nostri schermi che sono disponibili già da ieri nel padiglione 16. Il prossimo obiettivo è vaccinare le terze dosi, andare avanti nella vaccinazione e soprattutto cercare quelle sacche che ancora resistono, perché noi sappiamo, questa malattia ci ha insegnato, che un piccolo focolaio può fare un grandissimo danno. E quindi noi dobbiamo cercare tutti, lavorare anche con le ultime. Noi andiamo anche nei quartieri dove andiamo a fare 20-25 vaccini, non ha importanza, ma li facciamo ogni giorno e adesso ci confrontiamo con la scuola. Per adesso sta andando bene, ma la scuola è un'incognita che dobbiamo attenzionare.